Circe, il catasto regionale, un anno dopo. Momento di confronto alla Censer di Rovigo a 12 mesi dalla deliberazione regionale con la quale si è prevista l'attivazione del software. Protagoniste della riflessione, oltre 200 imprese del settore, installazione e manutenzione impianti, aderenti all'associazione di Via Maestri del Lavoro a tu per tu con amministratori e tecnici della Regione Veneto. A coordinare i lavori nella cornice della Sala Bisaglia, Franco Cestonaro, funzionario di CNA Rovigo. Testimone dell'attenzione e della sensibilità di Palazzo Balbi ai temi legati all'impatto ambientale e all'efficienza energetica, Cristiano Corazzari, assessore regionale al territorio, cultura e sicurezza. L'amministrazione regionale è sicuramente attenta a questo tipo di incontri, vuole essere presente, partecipe per continuare il monitoraggio su questo nuovo strumento, per avere un rapporto diretto con gli operatori del settore, con le associazioni di categorie, affinché si possano migliorare tutti quegli aspetti operativi e quindi vogliamo cogliere l'occasione di questi incontri per assorbire indicazioni, segnalazioni, osservazioni anche critiche che ci permettano di migliorare lo strumento. Ecco, in questo caso quanto conta la comunicazione, quindi sia nei confronti degli operatori, ma dell'utenza finale e degli enti locali che sono il punto di riferimento del cittadino? Beh, la comunicazione è fondamentale, dobbiamo investire molto su questo. Comunicare significa informare, semplificare, rendere la vita più semplice agli utenti finali, cioè ai cittadini, agli operatori del settore, gli impiantisti e anche agli enti locali, i quali devono avere la possibilità di dare tutte le informazioni puntuali e precise agli utenti. Rassicuranti le cifre, 512.000 le registrazioni accertate a fronte di 2 milioni di iscritti, di fatto il 25%. Ed ora che fare? Rimane ancora molto da fare, nel senso che il Circe oggi ha un anno di storia, un anno di vita e siamo oltre le previsioni iniziali della Regione. Però, come lei ha detto, i numeri, che pure sono confortanti, più di 500.000 di iscritti, dovranno raddoppiare e quindi nel prossimo anno cerchiamo di raggiungere quello che è l'obiettivo del milione. Sappiamo che non si potrà arrivare alla totalità, perché in Italia normalmente è così, però raggiungere il milione di iscritti sarebbe un grandissimo successo da qui a un anno. Tra le finalità della norma che ha portato all'istituzione di Circe è sicuramente quella di uniformare la regolamentazione del settore in territorio regionale. A che punto siamo? Allora, sicuramente l'obiettivo è quello di uniformare. Oggi abbiamo 23 enti delegati in regione per l'effettuazione dei controlli e degli accertamenti dei controlli e delle ispezioni. Questo deve essere fatto, bisogna continuare a farlo, perché l'obiettivo principale è quello dell'efficientamento energetico dei nostri edifici. È anche un aspetto di carattere culturale che deve essere inculcato in tutta la popolazione, in ciascuno di noi, perché tutti siamo un po' responsabili dell'inquinamento e del deficit energetico che abbiamo in Italia. Se riusciamo a fare ciascuno il nostro piccolo, probabilmente possiamo raggiungere un grande risultato. Ricordo solo che a livello comunitario è dimostrato che il 25% del consumo complessivo di energia è legato agli edifici residenziali. Quindi stiamo parlando di un settore di grandissimo riflesso a livello regionale, ma anche nazionale e comunitario. Nell'immediato futuro della Regione, un piano energetico, quali gli obiettivi e gli indirizzi? Sarebbe il primo piano energetico che viene approvato in Regione, questo è l'obiettivo che ci siamo posti. È un piano energetico rivolto principalmente allo sviluppo delle energie rinnovabili. L'obiettivo comunitario, il cosiddetto burden sharing, è quello di raggiungere al 2020 una percentuale del 10,3% di consumo di energia da fonti rinnovabili sul totale dei consumi energetici complessivi. È un obiettivo che pensiamo di poter raggiungere. Il piano può essere uno strumento per definire tutte quelle azioni da qui al 2020 da portare avanti assieme agli enti locali, alle associazioni, CNA in questo caso ha anche un ruolo importante, per raggiungere appunto l'obiettivo a livello comunitario che ci è prefissato. Difficoltà e incertezze tra connessioni, autocertificazione e controlli, i punti emersi in un dialogo a più voci dall'intervento di Alberto Brunetti, funzionario della sezione energia. Connessione tra APE e Circe, un obbligo che ha scatenato la protesta dei certificatori. Come ha reagito la Regione? La Regione ha reagito mantenendo ferma l'obbligo di legge normativo, mantenendo ferma la deliberazione di giunta che è stata approvata per l'attivazione del nuovo APE,
e proteste, beh, non proprio, diciamo malumori perché l'hanno preso come un obbligo, ma in realtà noi siamo andati incontro a direttive europee e abbiamo avuto l'ottimo risultato di far fare libretti di impianto, quindi controlli su impianti che fino a quel punto non erano mai stati controllati. Quindi era un obbligo che derivava dalla direttiva derivava dal piano energetico, che oltre che fonti rinnovabili riguarda l'efficienza energetica. Quindi siamo in linea con l'obiettivo della regione di fare efficienza, quindi inquinare meno, consumare meno e soprattutto fare impianti che siano anche sicuri, perché la ricaduta sulla sicurezza c'è. Autodichiarazione e controlli, come bloccare i tentativi di imboccare eventuali scappatoie? Autodichiarazioni e controlli, scappatoie sui controlli. Allora, fare i controlli è complicato. Adesso si possono fare accertamenti sui rapporti di controllo. Il problema è come possiamo controllare chi non vuole registrarsi, chi non fa il libretto. È un problema, perché entrare in casa è difficile. Serve un mandato di perquisizione. Cerchiamo, è un percorso impraticabile. Stiamo cercando, che quindi l'azione che faremo quest'anno, di informare l'utenza, sensibilizzare con una sinergia tra operatori, regione e enti locali, in modo da diffondere questa cultura dell'efficienza energetica, facendo capire che è a vantaggio dell'utenza, non è solo un onere, ma anche può essere un vantaggio, anzi è un vantaggio. A ribadire il ruolo di CNA a supporto della formazione delle imprese artigiane, Fabio Fiorot, responsabile regionale installatori ed impiantisti. Cosa serve ancora per rendere ottimale questo servizio? Sicuramente serve più informazione alla cittadinanza, in quanto oggi sì, noi come sistema CNA stiamo curando un'informazione da parte delle imprese, però siamo sempre un attore di parte, non possiamo e non dobbiamo sostituire quello che è il pubblico, quindi un'informazione da parte della regione, da parte degli enti locali competenti, quindi province, comuni sopra i 30.000 abitanti, che devono fare un'importante campagna informativa che ad oggi di fatto non c'è o poco c'è, e quindi la cittadinanza non è informata puntualmente su quelli che sono gli obblighi, ma spesso sente delle informazioni che non sono corrette, che sono difformi da parte di attori sul mercato che lo inquinano e che di fatto portano delle istanze che non sono quelle poi della normativa. Quindi è molto importante assolutamente che ci sia una campagna. Noi la spingiamo da molto tempo, stiamo dicendo alla Regione di impegnarsi, già molto sta facendo, ma di impegnarsi anche su questo ambito, e quindi tanta informazione, una bella campagna da parte di tutti gli enti locali e con una regia da parte della Regione naturalmente. E cosa serve ancora in materia di controlli? In materia di controlli molto c'è ancora da fare. Perché? Perché gli enti di controllo di fatto in seguito alla nuova normativa hanno fatto poco, si sono adeguati diciamo con calma, e comunque ci sono ancora molti punti da migliorare. Uno, il bollino, questo famoso bollino che prima era locale, oggi non può più essere locale perché la normativa cambia, deve essere regionale se la regione vuole istituirlo, e quindi oggi naturalmente sta nel pieno diritto della regione capire se intende fare, mettere un bollino o meno. Ad oggi non c'è, questo di sicuro non aiuta gli enti locali a muoversi, che non ci sia un contributo, naturalmente nelle piene naturalmente facoltà della regione poterlo o non poterlo o non volerlo istituire, ma al di là di questo deve esserci un controllo coordinato da parte della regione, quindi la regione come ente competente deve fare un'attività di coordinamento degli enti poi delegati al controllo, perché questi controlli sul territorio vengano fatti. Ad oggi così non è, poco viene fatto, ci sono alcuni che si stanno muovendo, che si sono mossi, altri meno, però senza controlli è evidente che non possiamo sperare che la cittadinanza, tutta la cittadinanza si metta in regola e che quindi produca questi libretti, faccia la manutenzione e quindi permetta alle nostre imprese poi di esprimersi in questo senso, di poter lavorare sul territorio.